Negli ultimi giorni il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, si è recato di persona lungo la strada che costeggia il Mingardo e la Cala del Cefalo per controllare l'inizio dei lavori e l'apertura del cantiere lungo la strada che costeggia la spiaggia del Mingardo e la Cala del Cefalo, dove il mare ha aggredito la carreggiata sud. Siamo qui in località Mingardo Cala del Cefalo, dove sono iniziati oggi, come promesso, il terzo lotto di lavori che ha riguardato appunto questo tratto di strada martoriato dalle mareggiate di questo inverno. E devo dire che in tempi rapidissimi siamo riusciti ad effettuare l'ennesimo grande risultato per l'amministrazione, e a questo proposito devo ringraziare il presidente della provincia Michele Strianese, il vicepresidente Carmelo Stanziola e il dottore Ranesi per il grande impegno che hanno profuso per far sì che in tempi brevi si realizzi questo importante opera di tamponamento. In questo modo credo che per quest'anno abbiamo superato questo inverno e potremo dare la possibilità ai tanti turisti che si affacceranno su quest'area già dai prossimi weekend di venirci con estrema tranquillità e appunto con una perfetta messa in sicurezza. Questo finanziamento di circa 40.000 euro ha permesso appunto di sistemare l'ennesimo tratto di strada, e devo dire a proposito che ancora una volta abbiamo agito in tempi brevissimi. Purtroppo c'è chi vuole parlare e pensa che basta fare un servizio fotografico, venire qui sulla spiaggia e fotografare lo stato della strada e pensa di poter così risolvere i problemi. I problemi come questi non si risolvono da dietro una tastiera o mettendo quattro numeri su Facebook, si risolvono partecipando ad incontri, sollecitando ogni giorno gli organi sovracomunali, chiedendo tavoli di lavoro, aspettando le delibere, le determine, gli impegni spesa e ovviamente le gare che poi consentono la partenza dei lavori. E tutto questo quello che fa ogni giorno questa amministrazione, e quindi andiamo avanti contenti di questo ennesimo risultato che serve agli operatori del Mingardo e a tutto l'indotto produttivo del nostro comune di poter lavorare con più tranquillità.